grande richiesta delle clienti, ritorna Atelier per un giorno di Vittorio Camaiani. Com'è andata oggi? È andata bene perché questa sorta di sartoria che naviga in giro per l'Italia ha approdato a Roma. Roma è la città dove in qualche maniera ho più clienti e comunque sono anche molto legato, perché la bellezza di Roma è irraccontabile, come dico io, e siamo qui per questa Atelier per un giorno, siamo alla fine, tanta gente e niente, siete qui anche voi e proviamo a raccontarci. Testimonial d'eccezione questa sera la Marchesa d'Aragona. Stasera ci ha onorato la Marchesa d'Aragona, è venuta a trovarci, ha provato gli abiti, lei con il suo charme, con la sua eleganza, anche una cosa semplicissima addosso a lei prende vita e niente, c'è poco da dire, ha detto molto lei e voglio che rimangano poi le sue parole. Vittorio, sappiamo che naturalmente Atelier per un giorno non si ferma a Roma ma continuerà il suo viaggio itinerante per tutta Italia. Vogliamo ricordare il tuo sito in modo che tutte le nostre amiche possano sapere quali saranno le prossime tappe? In una battuta posso anche dirti che la prossima settimana, sabato 18, siamo in uno spazio di architettura in via Solferino a Bologna. E siamo poi a Villa Cipriani ad Asolo il 26. E stiamo chiudendo per una cosa molto bella l'11 a Milano e poi comunque il mio sito vittoriocamaiani.it, dove tutti i nostri appuntamenti sono visibili e i nostri abiti. E noi aspettiamo le tue prossime, con la tua prossima collezione e con le tue prossime opere d'arte. A gennaio questo racconto vi anticipo intorno a Venezia, dove molti mood o molto di quello che si vive a Venezia viene poi riportato su fantasie e su linee di questi abiti. Poi vedremo questa collezione. E noi siamo già curiose, quindi non vediamo l'ora di rivederti. Grazie. Sempre dell'attenzione.